Attenzione ora, importantissima la corsa di Ingemar Stenmark, l'uomo da tanto tempo imbattuto, che ha avuto qualche disagio nel superamento delle ultime porte nella prima manche di ieri. Era nettamente in testa allo svedese nell'intertempo, poi ha finito per farsi precedere non solo da Wenzel ma anche da N. Momento particolarmente emozionante di questo gigante maschile per la presenza in pista dell'uomo che è reduce da tutta una serie di grandi vittorie. Anche quest'anno 3 successi pieni in gigante. Avremo subito un riferimento, vedete che il più veloce 49,69. C'è molto entusiasmo a Lake Placid per Stenmark in pista, cavallerescamente viene applaudito da tutto il pubblico. 1:20 e 25 è il suo tempo di manche, 2:40 e 74. 2:40 e 74 è il suo tempo finale. Gold medalist Ingemar Stenmark of Sweden. Ed ora attenzione, sta per scendere Stenmark che tenta l'operazione recupero già realizzata in altre circostanze. Ci auguriamo che per voi le immagini risultino chiare. Non è la stessa cosa qui nella nostra cabina. Vedete il 34 e 26 di Neureuther. Abbiamo 34 e 12 per Stenmark, che quindi guadagna 24 centesimi di secondo al tedesco occidentale. Abbiamo 50 e 37 per Stenmark e un totale di 1:44 e 26. Quindi ha perso parecchio nei confronti di Stenmark nella parte alta ed è in ritardo anche nei confronti di Lüthi. L'americano chiude con un tempo totale di 1:44 e 76 e per il momento è secondo. Ingemar Stenmark of Sweden.